l'autorità di informazione finanziaria considera fondamentale diffondere la conoscenza del proprio ruolo e dei risultati del suo lavoro. Per sottolineare l'importanza di questi temi a fini di legalità, realizziamo varie pubblicazioni dirette ai segnalanti, agli operatori specializzati e al pubblico. Alla fine di settembre, la collana Quaderni dell'antiriciclaggio si è arricchita del nuovo filone Rassegna normativa, che si propone di illustrare i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Mi auguro che questa nuova iniziativa editoriale della UIF possa, insieme alle altre pubblicazioni dell'unità, interessare un pubblico sempre più diversificato per aumentare la consapevolezza dei rischi di riciclaggio da fronteggiare e dar conto degli sviluppi dell'attività di prevenzione e contrasto svolta dalle autorità nazionali e internazionali. Le principali sezioni della rassegna normativa riguardano le novità legislative intervenute nella disciplina nazionale e internazionale. Sono fornite inoltre informazioni su consultazioni pubbliche e su pronunce delle corti italiane o europee di particolare rilevanza. La sezione di documentazione contiene una selezione mirata di dati e analisi su tematiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicati da istituzioni nazionali e internazionali e da alcuni enti, e punta a offrire materiale di riflessione a segnalanti, a studiosi del riciclaggio e a tutti i cittadini. La rassegna normativa contiene anche specifici approfondimenti su questioni rilevanti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con lo scopo di fornire al lettore un quadro il più completo possibile del tema analizzato. Il primo numero, l'approfondimento, è dedicato alla nuova normativa europea e alla nuova autorità antiriciclaggio europea, l'AMLA, che inizierà la sua attività a metà del 2025. La nuova configurazione regolamentare e istituzionale dell'antiriciclaggio nell'Unione è un ulteriore passo verso l'integrazione europea. La UIF sta dedicando un notevole impegno alla sua efficace realizzazione. La rassegna normativa ha periodicità semestrale ed è pubblicata a marzo con informazioni sull'ultimo semestre dell'anno precedente e a settembre con informazioni sul primo semestre dell'anno corrente.